Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce infatti i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo.